Appassionati di calcio, cordiale saluto da Francesco Costanzo, cameraman Salvatore Barbera, dal Cristo Re di Messina. Abbiamo un po' cambiato scenario questo nono Fazio Day in questa bella struttura, anche ben accogliente. In questo nono Fazio Day, quindi, dicevamo, tutto è pronto con le squadre che in questo momento sono sul terreno di gioco agli ordini del signor Giuseppe Puglisi della sezione arbitrale di Rometta. Andiamo velocemente a dare uno sguardo alle formazioni. In questo momento sono alla destra dei vostri teleschermi la squadra in tenuta azzurra con Salvatore Saia secondo, poi Stefano Giunta, Salvatore Saia primo, Peppe Cangemi, Peppe Quartarone, Michele Comunale, Gianni Giunta e Alessandro Filloramo. Ovviamente c'è il gesto di fair play di inizio gara. Squadra bianca invece con Stefano Morasca, Dragà, Roberto Ruggeri di Daniele Enna, Paolo Cardullo, Daniele Ruggeri, Roberto Abadessa, José Merlino accanto a me. È una novità, non c'è, si gioca in Fazio Day, non c'è Fabio Fazio, è vittima di un infortunio abbastanza serio, al quale chiediamo subito una sua prima diagnosi di questo confronto, almeno a prima vista il suo giudizio su quelle che possono essere le varianti di questo match. Ma intanto buonasera a tutti, mi dispiace mancare, non essere in campo per la prima volta in questo evento, in questa finale, e comunque nonostante la mia assenza vedo qualità in campo che è emersa da questo road lunghissimo. Vedo veramente dei giocatori di qualità. E adesso andremo a dare un'occhiata anche a chi è stata affidata la wild card, c'è stato un po' di polemiche. Daniele Ruggeri, vedremo come si comporterà in campo. C'è stato un po' di discussione sul sito, diciamo, di Facebook, nel gruppo del Fazio Day, ci sono state anche delle risposte pepate, ma naturalmente è il sale del calcio, queste le polemiche ci sono, ma il contrario, ci stupiremmo sicuramente di tutto ciò. Allora, siamo quasi pronti a battere la squadra in tenuta azzurra per seguire questo nono Fazio Day. Bene, l'attesa è finita, si comincia, e la squadra in maglia azzurra, quindi capitanata credo da Gianni Giunta, e il giocatore più in voga naturalmente da attenzionare. Due tempi da 40 minuti, è stato confermato appunto anche i tempi di gioco, e sarà anche vedere interessante questa coppia dei due fratelli Stefano e Gianni Giunta a giocare in insieme. Con i piedi si deve battere, manco se fosse neofita Daniele Enna di questo gioco calcetto. Intanto abbiamo anche provato la nostra postazione, che è a prova d'urto. Stefano Giunta per Salvatore Saia, posizione centrale di difensivo. Si lotta per conquista del pallone, la squadra bianca adesso in possesso dello stessa con Cardullo, il solito giochetto con le gambe, lo scambio con Abadessa, palla in orizzontale, fermata da Filloramo, che può soltanto rilanciare il pallone in profondità, sfera tra i piedi di Stefano, anzi tra le mani di Stefano Morasca, che chiama al gioco Paolo Cardullo, lo scambio con Daniele Enna. Quindi Roberto Ruggeri dentro per Abadessa, chiuso da Stefano Giunta in posizione difensiva, riesce anche ad allungarsi un po' il pallone e a trascinarselo fuori dalla linea bianca. Riprende ancora la squadra in maglia bianca. Daniele Ruggeri dietro per Dragà, quindi Cardullo. Lungolinea per Giuseppe Marino, sbaglia il controllo della sfera, la perde. Quartarone, attenzione, disimpegno un po' laborioso da parte della squadra azzurra, cerca palla Michele Comunale, la sfera è per lui, fascia in testa Comunale, potrebbe anche essere lui la chiave sia positiva che negativa del match. Qui c'è fallo, giusto l'intervento del direttore di gara, fallo su Cardullo da parte di Michele Comunale. La novità del match è anche la tenuta proprio ufficiale del direttore di gara, solo quello, poi per il resto saremo a vedere. La battuta di Dragà direttamente in porta, respinge il calcio d'angolo,
Salvatore Saia, squadra bianca che sembra prendere leggermente le redini del gioco, almeno questo sarebbe il canovaccio fino a questo momento. Cardullo il traversone, chiuse Quartarone, quindi il tiro di Enna respinto e poi ancora di intenzione la battuta di Daniele Ruggeri sopra la traversa quando siamo entrati nel terzo minuto di gioco, 0-0 tra le due squadre. Stefano Giunta comunale di prima per Salvatore Saia. Ovviamente Salvatore Saia è il primo più grande rispetto al portiere, sono omonimi. Palla per Quattrone che si libera molto bene, potrebbe aprire dalla parte opposta un lancio a... invece opta per passaggio breve su Gianni Giunta che perde poi il pallone, quindi può ripartire Merlino, riparte da dietro, palla sbagliata per Cardullo, finisce fuori. Filormo il tiro di prima intenzione, quindi comunale sbaglia il controllo e può ripartire, qui c'è fallo in ripartenza su Daniele Enna. Chiude Peppe Cangemi in fallo laterale, ancora la squadra bianca in possesso della sfera. Palla per Enna che non ha un controllo perfetto della sfera, quindi Stefano Giunta cerca di mettere ordine. Arriva solo di più di uno. Ancora tiene il possesso della sfera, rischia un po', Ferti perde palla, attenzione il tiro di prima intenzione. Grande chance per Daniele Ruggeri, ma è stato davvero sconsiderato il gioco di Stefano Giunta in quell'occasione, che adesso manda il pallone in calcio d'angolo, ancora in pressione la squadra in tenuta bianca con Daniele Ruggeri, il possibilità, quindi un rimpallo e ancora Salvatore Saia, ma non c'è nessuno a raccogliere questo pallone, quindi a buon gioco ancora la squadra in maglia bianca. Qui c'è fallo laterale perché la palla ha toccato la rete di protezione del terreno di gioco. Entriamo nel quinto minuto, sempre 0-0, diversi gli spettatori a bordo campo a seguire, anche qualche escluso di lusso che anche fremono per le sorti del Milan nel preliminare di Champions League. Li vedo smaniare col telefonino. Palla a centrocampo, ritorniamo a seguire il gioco. Quindi Salvatore Saia per Gianni Giunta che ancora non è entrato in partita. Ci aspetta nuovamente sempre qualcosa in più da lui. E sicuramente di Fazio Dei che ha giocato non li ha fatti in maniera brillante, manca una sua vera e propria prestazione positiva nel Fazio Dei. Abadessa centrocampo e pallone per Giuseppe Merino, si libera molto bene Cardullo e quindi Daniele Enna, il traversone per Merino, anche qui sbaglia lo stop, è chiaro il canovaccio della partita, a fare il gioco è la squadra bianca e cerca con qualche ripartenza la squadra azzurra di rendersi pericoloso. Adesso imposta invece un'azione manovrata, giunta il tiro, palla ha preso uno strano effetto e chiaramente squadra più rodata quella dei bianchi, hanno giocato più volte insieme, hanno giocato più volte questo evento. Dai blu però mi aspetto sorprese anche sul piano fisico. Certo, potrebbe anche sfruttare il fisico lì davanti con Sandro Fillormo e centrocampo, anche il peso di Michele Comunale che non è indifferente, sicuramente se è in giornata può dare quella in più alla squadra azzurra e quindi sopperire a un probabile gap tattico, forse più che altro che tecnico. Seguiamo questo calcio di punizione, siamo un po' spostati lungo il versante sinistro d'attacco della squadra azzurra, andrà Gianni Giunta, sicuramente la battuta diretta in porta, visto che non c'è indicazione palla di prima intenzione, andrà al tiro in porta Gianni Giunta, no, opta per il passaggio per Cangemi che poi tenta il tiro, decisione un po' discutibile quella di Peppe Cangemi, va al tiro esterno rete, attenzione alla ripartenza qui con Abbadessa che è possesso di palla sbagliata, quindi Quartarone riesce a liberare la propria metà campo, quindi azzarda un dribbling, Dragagli va bene, quindi Daniele Ruggeri dietro gioca con Morasca, Cardullo chiamato all'intervento.
di Abbadessa pressato da Peppe Cangemi. Attenzione al tiro, palo colpito dalla squadra in maglia bianca. Se non, Peppe Cangemi è stato l'ultimo a essere stato il migliore del Fazio Day, nell'ottavo Fazio Day. Qui perde troppo tempo Quartarone per la battuta in porta, quindi inversione, battuta normalmente del fallo laterale, inversione di rimessa. Attenzione anche a queste piccole cose che potrebbero fare la differenza. Infatti qui la squadra bianca si guadagna anche un calcio di posizione, resta lì davanti e ancora squadra azzurra sotto pressione. Poi daremo un po' uno sguardo, qualche statistica sempre fornita dal buon lavoro da parte dell'instancabile Walter Revici. Calcio di punizione per la squadra bianca sul pallone Daniele Enna. Pallone morbido, libera Cangemi, ma non può ripartire la squadra azzurra. Attenzione all'esitazione da parte di Roberto Ruggeri per il pressing, stavolta è fruttuoso a filloro, ma ecco il fisico che poteva essere sfruttato, non riesce a superare l'avversario, quindi pallone che viene ad uscire dal terreno di gioco. Bello lo scambio fra Daniele Ruggeri e Abbadessa, c'è Cardullo solo, Enna va al tiro deviato, calcio d'angolo nel road, la migliore media vuoto stata di Stefano Giunta seguito da Roberto Abbadessa su 16 presenze. La battuta di Paolo Cardullo, la girata bella di Daniele Ruggeri, quindi Abbadessa il tiro e il gol. C'è il vantaggio, era nell'area, vorrei dire al nono minuto e mezzo c'è il vantaggio della squadra bianca a suffragare un po' la netta superiore sul terreno di gioco. Manca qualcuno che si prende la palla, come ha detto Saia in un ruolo per lui inedito. Il distributore di pallone nel centrocampo, ecco, quello che dà il là all'azione, diciamo pure. Potrebbero anche cambiare qualcosina, anche tatticamente, vedremo come sono impostate. Un arretramento di qualcuno e avanzare, non so. Sì, secondo me Stefano Giunta. Giunta invece potrebbe prendersi la responsabilità di stare più indietro, visto che davanti abbiamo visto. È poco fruttuoso. Poco produttivo, adesso addirittura questa squadra blu non corre ed è preoccupante. E appunto non corre, anche ci sono degli elementi che dovevano fare della velocità e loro forte, tipo mi viene in mente Peppe Cangemi, che lo vedo abbastanza sulle gambe. Recupera palla ancora la squadra bianca. Abbadessa fa tutto da solo, ma c'è calcio di punizione, un po' cercato ma trovato. Si è sentita la botta. Sì, ma là quando sei uno contro uno è chiaro che c'è il contrasto, ecco, bisogna vedere fino a che punto si è buttato pure, no? Dico. Per il direttore di gara più vicino a noi ha optato per questa soluzione, e qui posizione pericolosa per la battuta in porta di Abbadessa. Stavo mi fa venire in mente il capocannoniere del Road, che Gianni Giunta con 57 punti, Abbadessa è chiuso solamente al sesto posto. Il tiro respinto dalla barriera e c'è fallo laterale per la squadra in maglia bianca, ancora in sofferenza e sarà difficile rompere il trend. Si potrebbe soltanto sperare in un eventuale calo fisico della squadra bianca, però ha fin troppi elementi di esperienza, che è difficile. Qui un fallo inutile speso da José Merlino. È stata una bella la battaglia invece fra i due giocatori che giocano insieme, Gianni Giunta e Alessandro Filloramo, 57 con 3 rigore, 52 solo 5 gol di distacco fra i due bomber del Road giocano insieme. Però naturalmente devono anche arrivare i palloni lì davanti. Ricordiamo che dall'altra parte c'è il bomber per eccellenza di tutti i Road, della storia del Road, che se non mi sbaglio è ancora Abbadessa. Sì, ora
nei tantissimi fogli preparati qua, vedremo, credo che a memoria dovrebbe essere così, 326 gol, quindi ha una trentina di gol in più a Salvo Cannuli, altro fuori dal questo Fazio Day. E come mi ricordava il Terevici, una cosa soggettiva, 99 gol per me, non sono potuto arrivare a 100, ma questo sicuramente qualche partita per arrivare almeno a quota 100 la potrò fare. Attenzione, giunta, va la respinta dal Corbo, quindi mancherebbe un gol almeno entrare nella top 100, sicuramente nell'undicesimo road potrei essere dei vostri, tra virgolette, o dei nostri, come meglio volete. Qui riapre pallone un po' alla cieca per nessuno, Peppe Cangemi, abbiamo un po' solo. Sì, ma Gianni Giunta è nervoso, troppo nervoso. Perché ha il peso di non aver, aver fatto sempre dei Fazio Day non all'altezza del proprio nome. È l'ultimo Fazio Day giocato, l'ottavo, per la prima volta è andato ai calci di rigore, nell'aprile del 2012. Qui difficilmente prevedo una partita al pareggio, ma il pallone e il gioco del calcio ci può anche sorprendere. Vediamo se riesce a scuotersi la squadra in maglia azzurra, che adesso giostra il pallone con Stefano Giunta, che alza la testa, non vede nessun compagno a cui servire il pallone. Quindi Quartarone, quindi Filloramo, un po' pallone buttato in profondità. Certo, si fanno prendere anche dal nervosismo e si fa ancora più in salita la strada per la squadra in maglia azzurra, che dovrebbe mantenere i bisaldi. Sicuramente qualcuno mi faceva osservare, certo, che sulla carta, giustamente, come hai detto pure tu, la squadra bianca potrebbe essere anche, poteva essere anche la favorita. Io dico... Anche perché, come hai detto tu, è squadra che ha giocato sempre più volte insieme. Però sai, queste partite lasciano anche un po' il dubbio. Attenzione Filloramo, la traversa, ecco, il lampo che potrebbe, gol! Il gol di Filloramo al quarto d'ora, ecco, dicevo, un lampo ci vorrebbe nel match per dare anche un po' di morale alla squadra in maglia blu. Sottolineare anche l'errore della mia wild card, purtroppo Daniele Ruggeri qua cercando stavolta di uscire, ha esagerato un po', forse un po' strafatto, sì. Ha degli enormi doti tecniche, però l'eccedere poi non è che sia tanto consentito. Insieme Filloramo ruba questo buon pallone al centrocampo, cerca di scambiare subito con Gianni Giunta, si trovano i due, Giunta, il tiro, la respinta di Stefano Morasca, attenzione, pare che la partita si stia per riaccendere, è meglio perché anche per lo spettacolo, per chi ci segue da casa. Cadullo, servizio per Merlino, attenzione a Michele Comunale che ha possesso della sfera con un po' di rischio, squadra bianca ritorna in possesso della sfera, quindi Abbadessa tenta subito tutto il tiro sopra la traversa. Palla in profondità, chiude Draga, che poi mantiene il pallone sul terreno di gioco ben affrontato, si prende ancora un rischio, perde palla, infatti Filloramo il tiro, angolo, palla deviata. E così diamo un aiuto anche al direttore di gara, che forse in questa occasione era distratto. Buona questa manovra sul calcio d'angolo, lo scambio fra Gianni Giunta e Filloramo, i due bomber. La battuta di Gianni Giunta, ancora calcio d'angolo e la squadra blu adesso a essere in pressione. Calcio d'angolo, ancora Gianni Giunta, il servizio per il fratello Stefano. Fa la respinta in fallo laterale, attenzione, potrebbe essere servito Salvatore Saia, lo diciamo piano così non ci sentono gli attenzione però a perdere il contrasto. Salvatore Saia, il portiere, adesso dà per Stefano Giunta, di tacco per Peppe Cangemi che supera Cardullo e non il nipote Daniele Enna, credo che sia zia e nipote, sì. Cardullo
La Badessa ancora da Enna. Badessa dentro ancora per Enna. Gianni Giunta dentro per Filloro, ma il pallone impreciso, viene in campo esitando l'anima Filloro, ma ci riesce, non seguito dai suoi compagni, ne ha fatti specie Gianni Giunta che non credeva al compagno che riuscisse a mantenere il pallone in possesso. Qui è bravo Stefano Giunta, quindi Michele Comunale, il contrasto vinto, palla dentro buona e Cardone provvidenziale dalle dietro per Morasca, fallo laterale, stavolta in pressione la squadra azzurra. Vedi, certe volte il gol come ti può dare quell'input in più. La Badessa dietro per Daniele Ruggeri, quindi Roberto Ruggeri che manca il controllo della sfera. Stefano Giunta dentro in profondità, imprendibile per Gianni Giunta. Morasca chiama alla combinazione Dragà con Ruggeri, quindi dietro Daniele Ruggeri, quindi Dragà e Cardullo, scambio con Badessa che supera Gangemi che cerca di rinvenire e lo ferma, pulito sul pallone, bellissimo intervento questo, Peppe Gangemi a centrocampo per Comunale, sbaglia il controllo della sfera anche perché pressato, quindi Filloramo per Gianni Giunta. Dico, se si accendesse la luce Giunta, che lo vedo sempre ma un po' sulla corsa breve sono favoriti blu, vedo che potrebbe pressano bene. Colpo di tacco di Filloramo, stile Bettega, non ci ha creduto una nessuno una volta, palla fuori. Morasca per Cardullo, quindi Daniele Enna chiama palla a Badessa, la palla comunque imprecisa. Quartarone per l'estremo portiere Salvatore Saia che cerca Filloramo, lo trova, buono lo stop, cerca di superare l'avversario, ci riesce, lo scambio con Giunta che poi gli dà palla nel breve, quindi Cardullo va a coprire la sfera che finisce in fallo laterale. Enna, quindi rinviene sul pallone Filloramo, quindi Filloramo stavolta sbaglia la conclusione. Roberto Ruggeri per Daniele Ruggeri, un po' anonimo Daniele dentro, e questo stavo dicendo, la wild card comincia, dico, qualche piccolo problemino forse di adattamento, non so, al terreno di gioco. Cangemi per Salvatore Saia, quindi Stefano Giunta potrebbe cambiare gioco. Peppe Cangemi si era ben proposto, opta per il servizio e Salvatore Saia che si sposta lì davanti. Gianni Giunta, il tiro bloccato da Stefano Morasca, quindi la Badessa perde il contrasto, quindi Gianni Stefano Giunta sulla sfera, potrebbe servire Cangemi, invece cerca lo scambio breve con il fratello Gianni Giunta, c'è calcio d'angolo, deviazione, potrebbe scambiare da vicino i due. Poi resta Gianni Giunta a battere, pallone insidioso, quindi Dragà per Daniele Ruggeri. Gioco di gambe, sempre classico gioco di gambe, però lì è una posizione che non puoi rischiare, perché se perdi palla la squadra avversaria ti può punire. Servizio in orizzontale per Roberto Ruggeri, esce palla al piede, lo scambio con Giuseppe Merlino che chiama all'azione offensiva Daniele Enna. Quindi Giuseppe Merlino ancora, il servizio per Abbadessa. Pallone di ritorno per Merlino, tira deviato, si allunga, comunque palla irraggiungibile per l'estremo Salvatore Saia. Stefano Giunta per Quartarone lungo l'out destro. Lo scambio sbagliato, attenzione a Merlino, perde il contatto, c'è fallo, poi allunga il piede su Stefano Giunta. Molti errori in fase difensiva, in fase di rilancio, molti errori. Stefano Giunta
Palla intelligente, buona per Quartarone, che non ha però lo scatto giusto per mantenere il pallone sul terreno di gioco. La palla non era male. Cardullo fermato, rimessa azzurra. Buona circolazione di palla in questo momento della squadra azzurra con Cangemi. Chiamato all'azione offensiva Salvatore Saia, il tiro poi deviato in calcio d'angolo da Paolo Cardullo. Sta facendo man massa di calci d'angolo la squadra maglia azzurra. Quando siamo giunti al 23° del primo tempo, perfetta modalità 1-1, ad Abbadessa ha risposto Filloromo, due bomber di questo Fazio Day o De Road se volete. Avevo curiosità di vedere Filloramo quanti gol ha segnato, 137 con 3 rigori in tutto il Fazio Day, lontanuccio dalla vetta di che viene ovviamente dominata da Roberto Abbadessa, visto che Salvo Cannuli non può giocarlo, quello più vicino è a 33 gol di distacco, poi c'è Gianni Giunta che ha 118 gol di differenza, davvero un'enormità. E qui ancora una volta Cincischia col pallone, si suol dire, Dandiele Ruggeri, palla per Gianni Giunta, il tiro respinto da Dragava, ma è ancora Michele Comunale, cerca di piazzare il tiro ma palla fuori. Le porte più piccole di questo campo favoriscono lo spettacolo. Certo, credo che difficilmente potremmo rivedere quei risultati davvero altisonanti che si registravano con quelle porte grandissime a San Pierniceto. Qui si giocherà sul filo dell'equilibrio fino alla fine, anche se l'inizio, dicevo, è esattamente il contrario, però il calcio è bello anche perché ti può smentire, poi naturalmente c'è tanto tempo ancora da giocare, quindi il tutto può succedere. Vicino, vabbè, vicino qua. Vediamo, facciamo giocare. Dani. Enna, palla quasi... I bianchi si stanno un po' smarrendo, con una Abbadessa che deve venire indietro a prendersi la palla. Si fa più dura. È segno di qualche problema questo, è segno di problemi quando Abbadessa arretra. Secondo me il gol subito, cioè, nella testa della squadra bianca è stato duro a digerire, diciamo. Ho questa impressione. Cioè, che ha visto praticamente quasi sminuire quelle che potevano essere le proprie forze di inizio gara. Roberto Ruggeri supera la linea mediana del terreno di gioco. Quindi Stefano Giunta, attenzione, palla per Gianni Giunta che chiude, no, il triangolo, poi qui ha sbagliato tanto la squadra azzurra, poteva meglio sfruttare questo attacco, poi il tiro impreciso, quindi Daniele Ruggeri cerca di scuotersi, fa tutto da solo, ecco, questa è la differenza, quasi è buttato nettamente, anzi poteva essere giallo per simulazione questo sicuramente. Non c'è fallo e soprattutto... Da denotare il grave errore in fase d'attacco di Gianni Giunta, secondo che me la, non ha, metti non ha sul letto secondo bene, palo, non ha letto bene. Metti sul secondo palo, c'è solo da spingere in porta per... credo Filloramo che era appostato bene, aveva fatto bene il movimento anche. Ha pescato l'unico difensore che c'era in mezzo all'area. Incredibile. Sandro Filloramo, palla in orizzontale per Cangemi che perde il contrasto con Cardullo, quindi la opposizione da parte di Stefano Giunta subisce fallo. Palla per Quartarone. Quindi Gianni Giunta che sbaglia sul tuo fronte offensivo e si guadagna l'ennesimo calcio d'angolo.